Ciao e benvenuto in questo episodio della TenoShare. Oggi ti spiegherò su come si sblocca un dispositivo di cui abbiamo dimenticato la sequenza. Prima cosa da fare è scaricare il software TenoShare 4K for Android. Basterà cliccare sul tasto Free Download. Avviamo il nostro software 4K una volta che l'abbiamo installato. Premiamo Rimuovi blocco di schermo. Premiamo Rimuovi blocco dello schermo. Colleghiamo il nostro dispositivo alla porta USB del nostro computer e una volta fatto il nostro software in automatico riconoscerà il nostro dispositivo. Premiamo sul tasto Inizia, premiamo il tasto Sì e adesso dobbiamo aspettare che il nostro software faccia tutto. Ora dobbiamo seguire le istruzioni sul nostro display, premiamo il tasto Power, premiamo il tasto Power e volume su e mogliamo una volta che appare il nostro logo. Proseguiamo sul nostro software e ora seguiamo le successive istruzioni. Premiamo su Wipe Data. Ricordiamo che i tasti volume più e volume meno sono i corrispondenti di su e giù e il tasto invece di accensione è quello di conferma. Clicchiamo conferma, clicchiamo su Wipe All Data, confermiamo. Ora lui partirà con tutto il processo e uscirà alla fine Data Wiped Successful. Premiamo conferma, premiamo su Reboot. E poi Reboot to System. Nel frattempo che il nostro dispositivo si sta riavviando, premiamo su Prossimo. E voilà! Il blocco schermo è stato rimosso con successo, quindi dobbiamo nient'altro che aspettare che il nostro dispositivo si riavvii. E dopo circa 10 minuti il nostro telefono è pronto all'utilizzo. Adesso non resterà nient'altro che andarlo a configurare con le varie impostazioni e il nostro telefono sarà di nuovo funzionante e soprattutto senza codice. E voilà! Configurazione completata. Ora il nostro dispositivo preparerà tutte le applicazioni di sistema e in pochissimi minuti avremo il nostro dispositivo pronto all'utilizzo.